Del 1944 ho dei ricordi precisi. Allora ero fidanzata con Bernardi Ennio di Rio Salso. Era della classe del 23. Era andato soldato, poi era tornato a casa dopo l'8 settembre. Era vissuto alla macchia, un po' come molti altri giovani. I fascisti l'hanno però sorpreso vicino a casa ai primi di giugno del 1944. L'hanno arrestato e incarcerato a Tavuglia, nella caserma dei carabinieri. Con lui c'erano altri 6 giovani che non si erano presentati alla leva. Io andavo tutti i giorni a trovarlo. I genitori erano anziani e cagionevoli. Eravamo tutti molto preoccupati perché qualche settimana prima erano stati fucilati 5 ragazzi disertori al cimitero di Tavuglia. Pensavo che avrebbero fucilato anche lui. L'ultima sera che sono andata a trovarlo, ho visto un foglio su un tavolo, dentro la caserma, dove si precisava che la mattina dopo, alle 7, ci sarebbe stata l'esecuzione dei 7 ragazzi. In testa all'elenco c'era Ennio. Poco dopo l'ho visto arrivare tutto bianco in volto ed ha avuto un mezzo svenimento. In tasca aveva 2 fogli che mi ha consegnato. Li aveva scritti, uno per me, l'altro per i genitori. Chiedeva perdono per quanto aveva fatto di sconveniente. Dopo averlo lasciato, sono andata piangendo dai suoi parenti. Ho consegnato a loro il foglio per i genitori. Poi abbiamo cercato un loro parente che era stato un capo fascista, ma non l'abbiamo trovato. Allora mi è venuta l'idea di rivolgermi al comando tedesco, perché sapevo che in altre zone aveva evitato la fucilazione dei ragazzi. Non ho fatto tutto da sola. Ho preso un parente di Ennio che si chiamava Alfredo. Aveva una 50ina d'anni. Abbiamo deciso di andare al comando tedesco che si trovava al Trebbio, nel palazzo di Uguccioni Vincenzo. Siamo arrivati là quando cominciava a fare notte. Abbiamo parlato tramite l'interprete al comandante tedesco. Alfredo, che era benestante, gli ha promesso molte provviste: olio, vino, salumi. Però, prima di parlare della ricompensa, ha cercato di intenerirlo, dicendo che quei poveretti erano giovani, inconsapevoli, non erano partigiani. Poi gli ha detto che con quelle fucilazioni di innocenti sarebbe aumentato l'odio della popolazione, non solo verso i fascisti, ma anche verso i tedeschi. Il comandante tedesco, dopo qualche momento di esitazione, che a noi è sembrato un'eternità, ha detto che dovevamo stare tranquilli, che avrebbe provveduto lui. Infatti la mattina dopo, prima delle 7, si è presentato su una camionetta con alcuni soldati alla caserma di Tavuglia. I giovani sono stati subito consegnati ai tedeschi, che li hanno assunti come operai alla Todt. Ennio e gli altri erano salvi.